assolutamente ottimo, veramente. Un prodotto molto molto utile appunto anche per fissare le sopracciglia. Ottimo, ve lo straconsiglio. Veramente, veramente ottimo. Poi ho preso anche questo prodotto qua. Allora, è senza una linea Pure Skin, che è per la pelle grassa, perché ha problemi di brufoli e schifezze varie. Ho preso recentemente questo prodotto qua, che tra l'altro ha mostrato anche la Sindina, tra l'altro. Questo prodotto qua, Pure Tint Spot Fighting Duo, qua. Ed è praticamente un duo, appunto, con un liquido contro, cioè che secca praticamente i brufoli, detto in poche parole, e un correttore. Ovviamente prima va messo questo liquido, che ha l'applicatore fatto così, con questa pallina, poi lo girate proprio sul brufolo, e poi ha questo correttore con questo applicatore, tipo lucidalabbra per intenderci. Sono 4 ml di liquido e 5 ml di correttore. Sulle boccettine c'è scritto, vedete, step 1 e step 2. Vedete? Allora, che cosa dire di questo prodotto? Ottimo, secondo me, veramente ottimo. Questo liquido qua, perché è vero che secca, secca molto, quindi devo dire che questo mi piace. Secca molto, non crea patine strane come fanno alcuni prodotti che seccano i brufoli, e non, cioè non, è ottimo veramente. Questo liquido qua è molto buono. Non mi piace però questo messaggino, forse è meglio che spendo le casse. Allora, non mi piace però questo correttore. Perché? Perché a parte che per la mia pelle è troppo chiaro, risulta veramente troppo troppo chiaro, e secondo me non lo so, cioè non nasconde tanto, non corregge tanto, non mi piace, non mi piace, preferisco il mio correttore solito della Collistar, l'SOS Imperfezioni. Questo qua non mi piace, non mi piace perché anche la consistenza non lo so, non mi piace. Cioè, a parte che bisogna stare molto attenta a non metterne troppo, perché veramente non, cioè basta solo che fate così, vedete che ne rimane veramente un quintale, e cioè, ed è veramente troppo. Poi comunque c'è solo un colore, c'è solo di questo colore qua, quindi non lo so, non mi piace. Cioè, può essere forse utile per correggere proprio delle macchie piuttosto che delle discromie di colore, però per i brufoli secondo me non copre molto. Quindi non lo so, insomma, vedete un po' voi qual è la vostra, cioè certo, se siete comunque tra quelle ragazze a cui esce qualche brufolo soltanto quando, cioè in quel periodo insomma va più che bene, cioè credo che vada assolutamente benissimo. Se avete proprio problemi di acne, secondo me ci vuole qualcosa in più. Però questo liquido comunque a me piace, quindi è abbastanza valido. Poi ho preso questo prodotto qua, che sono praticamente le anti-spot patches, e sono, intanto passa l'ambulanza. C'è scritto new, quindi dovrebbe essere un prodotto nuovo. Allora, voi potete vedere dal disegnino che c'è dietro, vedete che prima fa vedere che si lava la faccia, poi fa vedere che applica il patch, poi fa vedere che lo lascia in posa e poi fa vedere che lo toglie. Allora, una cosa che non vi ho detto, le istruzioni di tutti i prodotti della Essence sono in inglese e in tedesco, non c'è scritto niente in italiano, quindi anche i nomi dei prodotti sono tutti in inglese e in tedesco. In italiano non c'è scritto niente, quindi imparate l'inglese.
No, vabbè, diciamo che questo si capisce abbastanza dal disegno, però qua dietro in inglese c'è scritto, allora, voi, vabbè, vi dovete lavare la faccia. Poi con le mani pulite, viene specificato con le mani pulite, prendete uno di questi, vedete, i patch sono dentro queste confezioni, ce ne sono, ci sono due confezioni e in tutto sono 24 patch. E praticamente sono, vedete, voi aprite la confezione, trovate questi qua, un po' io li ho già usati, questo qua invece è ancora da utilizzare, per esempio, vedete che è opaco. Voi ne prendete uno, sono dei patch adesivi, e li mettete proprio sul brufolo. Poi li dovete lasciare agire 8-10 ore, quindi vi consiglio assolutamente di metterli di sera, di notte, quindi di lasciarli agire di notte. E vi dovrebbero seccare l'imperfezione. Allora, innanzitutto devo dire, la cosa positiva è che io sinceramente ero terrorizzata dal fatto che durante la notte si sarebbero staccati. Invece no, devo dire che rimangono belli attaccati alla vostra faccia, quindi non si staccano durante la notte. E però devo dire che secondo me non hanno questo grande effetto. Sinceramente mi aspettavo un po' di più. Non vi seccano molto i brufoli, forse se li mettete per più volte di fila, se li mettete sia di notte che di giorno, però insomma non lo so, cioè non so se consigliarveli sinceramente. Cioè, il liquido di questo prodotto qua per esempio è più efficace rispetto a un patch di questi. Quindi sinceramente non so se consigliarveli. Anzi, direi di no. E niente, allora questi sono i prodotti che ho provato. Poi ho preso altri prodotti che però devo ancora provare, ve li faccio vedere ugualmente. Ho preso questo nail polish remover che è senza acetone ed è la profumazione di fragola. E l'ho preso perché c'era una ragazza proprio che stava, c'è cioè una commessa che stava sistemando uno stand di smalti e stava utilizzando proprio questo prodotto e si sentiva tantissimo il profumo di fragola, veramente tantissimo. Quindi l'ho preso perché mi sembrava molto carina questa cosa. Speriamo che sia anche molto efficace. Però essendo senza acetone ho il terrore, sinceramente. Vabbè, speriamo. E questo solvente per unghie ha anche un effetto indurente, qua stranamente c'è scritto anche in italiano, incredibile. E ha l'effetto indurente, è adatto alle unghie fragili ed è adatto anche alle unghie finte, non contiene acetone e vabbè, insomma niente. Speriamo, questo però lo devo ancora provare. Poi ho preso questo smalto qua, sempre della linea di quelli piccolini. Ed è il numero 06 Disco Glam. Vedete? Non so se lo leggete. Ed è questo rosino, molto chiaro perlato però, e questa è la cosa che mi ha affascinata. Non so se riesco a farvelo vedere perché è trasparente. Comunque è perlato, è veramente molto molto carino. E insomma penso che abbia un po' la stessa consistenza dell'altro, quindi però ripeto, come consistenza io preferisco questi qua più grossi, secondo me sono un po' più meno liquidi, insomma non mi viene la parola, sono meno liquidi, questi qua sono un pochino più liquidi secondo me. Poi ho preso, che devo provare, questa qua che è una nail glue pen ed è praticamente una penna fatta, aiuto, fatta così, proprio tipo sbianchetto, che ha una colla per aggiustare le unghie se vi si rompono. Quindi se vi si rompe un'unghia, che ne so, a metà magari, che non potete toglierla perché altrimenti veramente vi esce sangue a fiotti, potete aggiustarla con questa. Io spero che regga più che altro, perché ho provato altre colle che aggiustassero le unghie, ma non reggevano molto. Speriamo che questa riga un po' di più, non l'ho ancora provata, speriamo. Poi ho preso anche questo duo di maschere, come vedete una l'ho usata, però non mi sento ancora di farvi una review perché vorrei utilizzarla per un po' di tempo. Comunque queste maschere che hanno la particolarità di, vabbè, innanzitutto sono due come vedete,
hanno la particolarità di cioè che dovete lasciarli in posa soltanto 60 secondi e sono delle termomask, quindi sono delle maschere ad effetto riscaldante. Però appunto ve ne parlerò magari più avanti quando avrò provato anche l'altra, vediamo se ha effettivamente qualche effetto benefico. Anche queste, come vedete, sono della linea Pure Skin. E niente, spero di non avervi annoiato perché questo video è veramente eterno. E spero di esservi stata utile. Se avete domande, richieste, fatene pure, io sono qui. Vi mando un mega bacio come al solito e alla prossima. Ciao!